ragazza non è una diva. Fabri Fibra, Daniele Vitt. E il mio stipendio quando è che arriva? Chi vuole essere Fabri Fibra? In televisione la gente mi schiva. Oh, senti bene il testo. È come vivere in una clessidra. La mia ragazza non è una diva. Chi vuole essere Fabri Fibra? E il mio stipendio quando è che arriva? Chi vuole essere Fabri Fibra? In televisione la gente mi schiva. Chi vuole essere Fabri Fibra? È come vivere in una clessidra. Chi vuole essere Fabri Fibra? Questo disco qua è cupo, eh. Cioè non può venire fuori un bel disco da sta situazione. No. Io l'ho scritto qua. Questo cazzo di Fabri Fibra mi ha rovinato l'intera vita. O magari è tutto il contrario e me l'ha salvata l'intera vita. Tutti quanti abbiamo un sogno, un sogno. Tutti quanti hanno un talento, un talento. E ora che sono in mezzo ai guai, tu mi lasci e te ne vai. La mia ragazza non è una diva. Chi vuole essere Fabri Fibra? E il mio stipendio quando è che arriva? Chi vuole essere Fabri Fibra? In televisione la gente mi schiva. Chi vuole essere Fabri Fibra? È come vivere in una clessidra. Chi vuole essere Fabri Fibra? Seguimi, adesso andiamo a casa mia. Nella mia villa. È successo un gran casino, è successo un gran casino, parliamone. È successo un gran casino, è successo un gran casino, parliamone. Chi vuole essere Fabri Fibra? Chi vuole essere Fabri Fibra? Parliamone. Chi vuole essere Fabri Fibra? Chi vuole essere Fabri Fibra? Scrivo tuttora come se ancora fossi senza contratto, come se ancora fossi uno sconosciuto. Siamo tutti fenomeni e lo sai anche tu. Non lo so, nilittiva senza Piero Pelù. Molte volte basta un piccolo sbaglio e chi ti segue da sempre non ti cerca più. Tu mi capisci perché parlo piano, se non fossi italiano sarei un marziano. E se dovessi partire e non tornare mai, il mio paese di sicuro mi direbbe: non lasciarmi qui nei guai, nei guai. Finiamola così, così. Ti ho cercato quando mai, sei tu che venivi qui. Vattene via, via, fuggi da qui, da qui. Meglio nessuno, meglio nessuno, che uno così, 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 così. La mia ragazza non è una diva. Chi vuole essere Fabri Fibra? E il mio stipendio quando è che arriva? Chi vuole essere Fabri Fibra? In televisione la gente mi schiva. Chi vuole essere Fabri Fibra? È come vivere in una clessidra. Chi vuole essere Fabri Fibra? Che morto di fame che sei. Sulle mani per il mio DJ, sulle mani per il mio DJ. Funziona? Sulle mani per il mio DJ, sulle mani per il mio DJ. Funziona? E sulle mani se anche tu ci sei, sulle mani se anche tu ci sei. Funziona? E sulle mani se anche tu ci sei, sulle mani se anche tu ci sei. Siamo tutti capaci a fare bella figura, fare un passo avanti se nessuno ha paura. Siamo tutti capaci a incassare successi, ma se fuggono tutti vediamo se resti. Il mio rispetto va alla gente afflitta, alla gente che sa incassare la sconfitta. Quando su 100 cose non ne va una dritta, ogni canzone è stata già scritta. Mo stiamo andando a cena con Mauri Tupac. Ciao. Cioè, se te fai il CD e sei bravo, sei a un livello. Se te fai un CD, sei bravo e fai concerti, sei a un livello più alto. Se tu fai un CD, sei bravo, fai concerti e vai pure in televisione, sei confermato, sei un artista. Ma io ti dico, quando ho iniziato a fare sta musica, per me era il mio obiettivo era suonare in pubblico. Una volta che ho suonato in pubblico ho visto che mi veniva molto bene. Quindi il mio obiettivo allora era diventato vendere i dischi. Ho iniziato a fare i dischi finché non l'ho venduti. Ho fatto i dischi, ho fatto il disco di platino, ho fatto il disco d'oro, sto vendendo i dischi anche in questo momento in cui nessuno sta vendendo dischi. Non pensavo di finire in televisione a raccontare, a parlare dei miei dischi. Sono finito in tutte le trasmissioni più interessanti a parlare del mio disco. Voglio vedere fino a che punto posso arrivare. Vuole essere Fabri Fibra. Bella Universal, questa è camera mia. €10 in tasca, sulle mani sei solo.
quanto è vero il lavoro fa male, ma se io non lavoro non so cosa fare. Giro per casa mia con in mano una birra, morirò senza aver mai avuto una villa. Come quella di Marcello Lippi, quando ascolti il mio rap sulla base ti intrippi. 10 euro in tasca, in tasca. Sono 20 anni che mangio pasta. Faccio la doccia e non la vasca, perché la vasca Cristo costa. Vorrei essere come i perumeni che derubano i banco, mattano in scemi. Mentre noi stiamo in casa a pompare i problemi. Mi odi, mi pensi, mi ami, mi picchi, mi meni. Qualunque somma tieni in tasca, se ti fidanzi non ti basta. Questa è stata la prima copertina della mia vita. DB, pensa un po', non esiste più. Esatto. 10 euro in tasca, sulle mani 6 soldi in tasca. E se poi il denaro non basta, facciamo un colpo in posta, in posta. Voglio andare via lontano tipo in Alaska, lasciarmi tutto alle spalle, sparisco. Dammi 10 carte che mi vendo il mio disco. 10 euro in tasca, la mia fidanzata fuma come un rasta. Risparmio di qua, riduco di là, è duro sopravvivere in città, ma con un mega come Max Pezzali, non ci fai benza, non ci compri gli occhiali, non te li spendere per fare regali, tu mettili via, we going back to Cali, sì. E tutto quanto va bene, goditi il presente che mi sa che conviene. Non ti fare viaggi, sto nell'Interland. E Fabri Fibra è un mio grande fan. A volte la missione sembra quasi creare un qualcuno che si sfoga per tutti. Ho avuto la fortuna di liberarmi dal lavoro per trasformare questo in una musica che sfoga determinati punti della vita che in questo momento stanno dando fastidio non solo a me. Io mi sento molto più perdente che vincente. Perché devi pensare che ad esempio io sia un vincente in tutto questo contesto? Perché la tua vita è talmente vuota da pensare che la mia sia meglio della tua perché sto in giro e suono. È facile sembrare speciali. Può darsi che io stia invece fuggendo da qualcosa e questa musica mi aiuta a fuggire da qualcosa. Devi sperare che la gente compri il tuo disco. Se non lo compra, sei fuori e devi restituire i soldi all'etichetta discografica. È vero, le etichette discografiche ti pagano il disco, ma se tu non vendi, i soldi devi restituirli. Quindi quando vai in televisione a dire compratemi il disco, è perché ti servono i soldi da dare all'etichetta, sennò torni a casa. E se la gente compra il disco vuol dire che crede in te. Pensa che adesso come adesso la gente crede in me. Testa di cazzo Fabri Fibra e questo qui è il mio studio. In Inghilterra le ragazze bevono tutta la sera, in Inghilterra le ragazze la danno la prima sera e quando poi si rivestono alla fine del gioco se ne vanno e non ti rompono il cazzo il giorno dopo. In Inghilterra è tutto più veloce, in Inghilterra se c'è l'erba non finisci in croce, quando fumi questa merda ti va via la voce, when you smoke this shit ti va via la voce. Una pausa, le foto, una pausa e poi tra 5 minuti ti quanti in studio nuovamente, nel DVD di MT Fibra. Say what? Big Fish, do you speak English? Fabri Fibra, do you speak English? Lo chiedo a te. Voglio andare in Inghilterra, in Inghilterra, voglio andare in Inghilterra, in Inghilterra.
dai, ho parlato di soldi. Quanti soldi vuoi? Inghilterra sei al verde, avrai un sussidio. In Italia sei al verde, non ti invidio. In Italia sei gay, sfotte la gente. In Inghilterra sei gay, fanno dirigente. In Inghilterra non esiste l'IVA, in Inghilterra non esiste fibra. In Italia le ragazze hanno la pelle liscia, in Inghilterra le tipe bevono vodka liscia. E poi ti scopano in bagno mentre fai la piscia, con l'amica ubriaca stesa a terra che striscia. In Inghilterra la disco martella, il rap martella, l'hip hop martella, la figa saltella, la brutta e la bella, la zia e la sorella, la grassa e la snella. Who's number one? A bullets from a gun, tipo Duran Duran, siamo hip hop hooligan, raga. Però ascoltate un po' di artisti vivi. Tupac è morto, Tupac è morto. Non fa più dischi nuovi, quindi sentite roba nuova. Anche James Brown è morto. Non ascoltate roba nuova. Non fatevi, non fossilizzatevi su quelle cose. Viva il rap! Ah, a proposito, rap, non rap. Rap. Cos'è il rap? Rap. R-E-P. Rap. Originale musica rap italiana. È tutto diverso, non ti stressi, non ti confessi, e le ragazze non si fanno i complessi, mentre da noi se li fanno pure i cessi. E se invece guardi le cose ottenute, in Inghilterra per la strada non ci sono prostitute. In Inghilterra se vuoi farlo ci stanno le case chiuse, mentre qui le prostitute stanno. Stiamo andando a fare il check-in. Importante lavoro della famiglia. In Inghilterra non è oro tutto quello che brilla. In Inghilterra se fai musica in futuro, in Inghilterra un premio di MTV io l'avrei vinto di sicuro. Big Fish, do you speak English? Fabri Fibra, do you speak English? Lo chiedo a te, do you speak English? Do you speak English? Oh, voglio andare in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra. Voglio andare in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra. Voglio andare in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra. Voglio andare in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra. Pour Medellin e Fabri Fibra a Paris, en studio. Voilà, bonne chance, Fibra. Arrivo in TV e ti dico, non credere a niente che vedi in TV, non credere neanche a me, perché sono un bugiardo. Ma tu pensi che invece non sono un bugiardo e mi prendi seriamente, perché sono in TV. Perché dici, è impossibile che questo sia finto, sia in TV. Cioè, esiste per forza, fa questa roba. Io non sono mica la televisione, non sono un personaggio televisivo. Cazzo, è fighissimo, school, the beginning of the videoclip. Quello che a volte mi dà fastidio è il fatto di essere sempre messo alla prova dalla gente, da queste persone, per vedere se sono sempre provocatorio, perché in realtà aspettano sempre la provocazione. Aspettano il personaggio che hanno visto nei giornali che critica tutto. Della musica non gli interessa niente. Quindi si aspettano sempre la frase che va addosso a qualcuno. Mi dà fastidio perché non è quello che volevo io. Quando arrivi in televisione serve a quello, a riconoscerti tra i tanti. Invece il video ti dà la forza alla canzone. Tipo in Italia è bello come pezzo, ma una volta che vedi il video con la canzone è molto più bella. Quando il video è bello, poi ti lancia la canzone in maniera esponenziale. Derecha, izquierda, 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 arriba, abajo, arriba, abajo, derecha, derecha, arriba, abajo, molte volte in questa veste io mi sento un extraterrestre. Ho bussato a mille porte, sono stato a mille feste. Adesso cominciamo questa, e dopo che è finita questa, dopo che tutti hanno visto il mio video, dove non ballo, dove non rido. Tu lo sai che ti ama a mio modo, è lo stress che ci carica d'odio. È difficile essere italiani, tu che ci riesci, tira sulle mani. That's serious shit. Yeah, yeah, yeah. This is Fred French, aka The French Connection. Chilling with my man Fabri Fibra. We're in Paris. Know what I mean? Restaurant studio. That's how we do. Every day, hustling real hard. Hustling real hard.
donna famosa. Io non cerco una donna famosa. Sono soddisfattissimi, i francesi sono fighissimi, sono troppo professionali. Di quelle che si mette in posa, una di quelle che si mette in posa. Non sono io quello che se la sposa, non sono io quello che se la sposa. Io non la voglio una... Come cazzo faccio a perdere la valigia di aeroporto? Una ragazza qualunque, io non la voglio una vita qualunque. Io non la passo la vita in un bunker. Io le vacanze le passo in Italia. Io quando cango che sfiga che c'è. Ogni mattina che passi in Italia, tutte le critiche fatte all'Italia, alle donne che vorresti, alle promesse sui manifesti, alla cronaca che detesti. Tira sulle mani se capisci i miei testi. Sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani. Io sono ad Amsterdam e nessuno vive e muore in vano. Specie tu, specie tu. Da destra a sinistra, da destra a sinistra. Comprate il mio disco, ascoltatevelo, scaricatevelo, copiatelo, allora, cantatelo. Voglio sentire le voci, quanti ragazzi ci sono? Quante ragazze ci sono? Beh, il mio amico si chiama Laps. Ragazzi, veramente, fate quello che pensate voi, che è giusto per la vostra carriera. Thank you for having me. Good luck with the album. Y'all better buy 3 copies, 4, 5, 6 copies. One for your car, one for your house, one for your mother, your sister, everybody. Go get this album. It's going to be in store soon. It's hot. Go get that. Amadeus said so. New York City, United States, Italy. We done done it. Non venitemi a chiedere le robe di 10-15 anni fa, neanche me li ricordo più quei testi. La cosa che deprime è quando ti dicono non cambiare mai, resta quello che sei, eri meglio una volta. Ma io sfido chi è che non cambia nella vita. Non è che cambio io e gli altri non cambiano, si cambia insieme. È assurdo che mi dicano non cambiare. Cosa sono? Uno stereo che sta lì fermo e fa musica. Tutti cambiano, cambia anche la mia musica. Quando ho iniziato ad apparire, dopo che avevo il contratto discografico con l'Universal, tutti hanno iniziato a dirmi torna come eri. Ma in realtà non ero passato neanche un anno, torna come eri come? Come quando non ero nessuno? Cioè tu mi chiedi adesso che io sto facendo quello che volevo fare da 10 anni, di tornare a essere un perfetto sconosciuto in mezzo a un mare di MC. Sfido chiunque non vorrebbe essere al mio posto. Chiunque fa musica vorrebbe essere al mio posto. Ah. Benvenuti a tutti. Il nome di questo gioco è Chi vuole essere Fabri Fibra? Quando sentite questo suono, vuol dire che sta per succedere qualcosa di terribilmente poetico al testo. Abracadabra, c'è fibra che non caga. Da una settimana giri in casa con il cesso che non chiama. Primo singolo, non fare la puttana. Tana, libera tutti, tic tac. A 90 anni un overdose di crack. Siamo in studio da Fish, stiamo facendo canzone con Federico Zampaglione. Ma cosa cazzo dico, non dico. Vedo, non vedo, siedo, non siedo. Seguo, non seguo, se nuoto si nota. Io pieno, tu vuota, tu piena, io vuoto, è una ruota. Mi è andata a fuoco la moca. La moca, la moca, la moca. La moca, e giù al bar tutti cercano la coca. La coca, la coca, la coca. È un via vai, sotto casa mia ogni giorno. Le macchine pure quando dormo. È un via vai, sotto casa mia ogni notte. Mignotte si prendono a botte. È un via vai, dentro la mia testa ogni giorno. Le facce mi entrano nel sonno. È un via vai, dentro la mia testa ogni notte. Mignotte si prendono a botte. Come si chiama il mio primo disco ufficiale? Turbe giovanili? No, Turbanite. È una cosa che riguarda il mio primo tour, roba malata, meglio se non capite. Continua, capite, rapite, matite, patite, se dite il mio nome, io vinco 1 milione, salgo di posizione. Certo. Wow wow, Fabri Fibra! Fortuna, fortuna che ce l'abbiamo noi. Disco di platino, zio, vivo a Milano anch'io. Sono a Milano e ho anche la residenza. Qui si rappa a casa tua, no pazienza. Oggi è martedì, il secondo testo che scrive questo. Aspetto giovedì e scrivo il terzo testo. Rap modesto, rap motel, rap da suite, rap da 5 stelle col click. La base fa il beat, rullante fa.
E se parte il trip, la mia testa fa boom, la mia testa fa boom, lei mi fa zoom zoom, lei mi fa zoom zoom. E se poi me la dai, io la porto di là e bada boom, bada boom, bada boom, cia. Quando rappo io faccio parecchie citazioni di roba che funziona, più vendi più funzioni. E partono i cori quando fanno le canzoni nella testa, io c'ho mille visioni, raga. È un via vai sotto casa mia ogni giorno, le macchine pure quando dormo. È un via vai sotto casa mia ogni notte, mignotte si prendono a botte. È un via vai dentro la mia testa ogni giorno, le facce mi entrano nel sonno. È un via vai dentro la mia testa ogni notte, mignotte si prendono a botte. Va e via. Nessuno vuole essere fibra, qualcuno Iva, Zanicchi, gli altri lega. Musica se ti va rilassati, mica vide loca coca poca che mi fa l'effetto moca. E invece devo stare calmo, se non mi cade il micado che tengo sul palmo. Ogni sera un via vai è la stessa storia. E per le sere nere, serenate o paranoia, voglio entrare nel mito tra gli dei tradito. Da un fan come John Day Beatles, da morto alle donne fai più effetto. E tutte le ballerine ai tuoi piedi come Audrey Hepburn. Aspetto sotto il mio porto. Inganno l'attesa chiedendo alle persone. Sono o non sono più bello dei modelli. E se dite di no mi butto giù come Pinelli. È un via vai. Fighissimo. È importante le prime due prove. Sono una persona che fa molta fatica a non dipendere da qualcosa. Nella mia vita mi è capitato di dover dipendere sempre da qualcosa, dalle droghe, dalle donne, dal nome. In questo momento ho deciso di dipendere da quello che mi dà la musica, perché mi salva, perché non è nociva. Tutto il resto invece ti ammazza. L'ho provato sulla mia pelle. Avendolo provato sulla mia pelle so il male che si prova, non voglio riviverlo assolutamente. Tant'è che quando vedo i miei amici che tuttora vivono certe situazioni mi si gela il sangue, perché mi rendo conto di quanto sono stato fortunato a capirlo in tempo, che è tutta una finzione, che le droghe sono una finzione, è un piacere momentaneo, come lo spettacolo è finto. Nel momento in cui c'è il ciak parte una scenografia in cui tutti si vogliono bene, perché sei davanti alle telecamere, perché poi la gente a casa ci crede, poi finisce tutto e tutti se ne vanno a casa a pensare a che cazzo faranno il giorno dopo. È così. Ho il video più visto in Italia. Il video in Italia è il video più visto in Italia. 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 Si torna indietro. Quando entri in quel posto non si torna indietro. Quando entri in quel posto non si torna indietro. Quando entri in quel posto non si torna indietro. Quando entri in quel posto non si torna indietro. Ho la faccia da James Bond solamente nei miei sogni. Voglio conquistare il mondo solamente nei miei sogni. Siamo tutti uguali solamente nei miei sogni. Frequento locali solamente nei miei sogni. Tu sei la più bella al mondo, fatti un po' stressare un secondo. E se questa poi mi scarta, io ci provo con un'altra. Voglio bere fino all'alba, voglio una che ci provi. E quando finalmente arriva, apri la bocca e fa fibra. Quando entri in quel posto non si torna indietro. Quando entri in quel posto non si torna indietro. Quando entri in quel posto non si torna indietro. Cantava è la nostra guardia del corpo. Non capisco perché ci danno una guardia nel corpo se nessuno ci guarda. Siamo costretti a picchiarci tra di noi per far intervenire la guardia nel corpo. E dopo neanche due secondi le ragazze mi saltano addosso. E lo fanno per 8 ore, 9, 10, boh, finché posso. Quello che invece tipo 9 caffè al giorno. 9 caffè no. E chi verrà al mio funerale, di queste robe non mi interesso. C'è chi paga per laurearsi e c'è chi paga per fare sesso. Attento che cadi. È un tiro di dadi. Quando entri in quel
Negramaro l'hanno fermato con metà di questo e l'hanno sfigati. Può tagliare. Ai Negramaro l'hanno sfigati. Ai Negramaro l'hanno beccati con metà di questo. Ma che metà? Un quarto? Un quarto di questo e l'hanno rovinati. Beh, nei giornali. Se adesso non riempiono San Siro è per colpa dei giornalisti che gli hanno dato dei drogati. E se non ci beccano con questo? Aspetta, con questo? È tutta questa? E quelli, apri un fuoco. E questo? Anche coi fondi, no, ci beccano coi fondi soprattutto. Ci mettono in galera? Allora, volete veramente che i rapper finiscano in galera perché si fanno due canne? No, allora... Rompi la maglia, curo, fallito, entrate, non è più uscito. Quando entri in quel posto, non si torna indietro. Quando entri in quel posto, non si torna indietro. Quando entri in quel posto, non si torna indietro. Quando entri in quel posto, non si torna indietro. Quando entri in quel posto, non si torna indietro. Quando entri in quel posto, non si torna indietro. Quando entri in quel posto, non si torna indietro. Vacca m'ha regalato un CD. È tutto un contesto di finzione, ma non è una finzione negativa, è una scenografia creata per un tempo limitato, che può essere lo spettacolo un'ora, un'ora e mezza, come la durata del CD che è 80 minuti. Quando poi la musica finisce torniamo tutti normali. In realtà è facilissimo essere speciali su un palco con la musica, il volume, la gente. Finita la musica siamo tutti normali, invece la gente si aspetta che tu sia speciale in ogni momento, fuori, e sta cosa ti indebolisce, perché in realtà non puoi far vedere che sei una cosa che non sei. Questa è l'unica cosa frustrante, perché la gente vuole credere in qualcosa che non c'è, perché la vita di tutti i giorni fa talmente tanto schifo che preferisci sperare ci sia qualcosa di migliore. E magari Fibra lo sta vivendo al posto tuo. Yes! 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 Oberdan. Fabri Fibra. Una leggenda. Una leggenda. Vincenzo, una leggenda dell'underground. Medellin. Lo street album. La pioggia batte contro i terci cristalli. Spingo sta roba come Bob Marley. I pantaloni larghi tu me li guardi. Costano il doppio dei tuoi. La pioggia batte contro i terci cristalli. Spingo sta roba come Bob Marley. La spia è accesa, vediamo se si può. E se ti piace sta merda grida oh! Il mio street album. Dicevi Fibra è finito, invece il disco è finito. Qualcuno mi ha detto non ci puoi riuscire. Il diavolo è dentro e dice fammi uscire. Faccio come J-Ax e mi butti in un blog. Condivido snob, siamo passati sul blog. Lancio remix, mangio panoramix. Raga io c'ho il fattore XXXXX. Controlla bene i pantaloni che indosso. Se ti sembrano larghi è perché sono più grosso. Scelgo i vestiti, scelgo i dischi più fighi. Tra la Fiat e la Civic scelgo l'Honda Civic. Ho la mandibola che non si stanca. Gonfiamo i locali e la gente è sbianca. Adesso posso dire che c'ho il conto in banca. Perché adesso francamente raga conto in banca. La pioggia batte contro i terci cristalli. Spingo sta roba come Bob Marley. Oggi siamo a Senigallia, cioè abbiamo un paio di special esclusivi per la gente. Abbiamo registrato un paio di interventi miei e la gentilissima Paola Maugeri che dice che I'm a man from Senigallia. Vincenzo da Bianforsi nel tom tom. I pantaloni non li compro, chiede allo sponsor. E queste tipe pom pom, me le pompo. E godo, mentre mi bacio nel logo del dogo. Potrei vestire
pantaloni di varie marche, spiegando le cuciture di vita alle sarte. Chiedere se conoscono le tasche sporche o se sanno mischiare le carte alla corte. Apri gli occhi sul mondo, zio, e leggi nei testi, non sempre sei quello che vesti. E ti fai grosso con la bocca, sempre più sporca. Cerchi la svolta, zio, non sei in corsa. Potrà avere pantaloni di marche scadenti e vedere l'invidia tra i vostri denti. Sentirla addosso con gli indumenti o non sentirla affatto e sapere che menti. Stanno parlando benissimo di questo libro. Roba come Bob Marley, i pantaloni larghi tu me li guardi, costano il doppio dei tuoi, 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 tuoi. Se sbaglio qualcosa fa un cazzo. Metti che sbaglio una parola, metti che inciampo e cado per terra, che figura di merda. La pioggia batte contro i terci cristalli, spingo sta roba come Bob Marley. I pantaloni larghi tu me li guardi, costano il doppio dei tuoi, 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 tuoi. La pioggia batte contro i terci cristalli, spingo sta roba come Bob Marley. La spia è accesa, vediamo se... Io sono fan tessera numero uno di Fabri Fibra. Dietro il progetto Fabri Fibra ci sono le mie bambine che decidono il futuro di questo artista. Adesso dobbiamo scegliere il quarto singolo, siamo un po' in difficoltà, però stiamo lavorando. L'emozione più grossa, la sensazione più grossa è l'ansia. Hai un'ansia particolare già da quando sei in albergo, perché innanzitutto hai l'ansia se viene gente o no. E se non viene gente, non continui a suonare. Se viene gente, devi fare una bella serata. Chi lo dice che fai una bella serata? Magari ti scordi le parole, devi star sempre attento. È come un esame. Non è che ti rilassi tanto, perché quando hai una serie di testi dove hai in ballo così tante parole, se ne sbagli una, ne sbagli due, perde il senso di quello che dici. La gente sta a vedere cosa dici, sta a ascoltare. Io vedo che la gente sta proprio aspetta il passo falso. Per vedere il passo falso sta attenta a tutti i passi. Ho incontrato una persona che mi fa: ma in ogni live, alla fine di ogni live, dici, fai lo stesso discorso, sei finto. Ma cosa devo fare? Un discorso diverso per ogni città? Io porto avanti un discorso, è quello. Quando vado ai live e vedo i ragazzini di 15 anni che mi guardano come se fossi un dio, come se fossi un supereroe, sono quasi preoccupato, perché dico, sono riuscito a farlo talmente bene questo personaggio che ci hanno creduto tutti talmente tanto che pensano che esista 24 ore su 24. Quando mi vedono non vedono un essere umano, non so che cazzo vedono. Fibra, dovresti dire meno parolacce. Ma cosa cazzo dici? Cosa cazzo ti gira in testa? Questo suono ti taglia la testa. Arrivo di nascosto e mi presento alla tua festa. Ti prendo i soldi che nessuno mi presta. I tuoi amici da oggi ti cantano solo questa. Tanto solo la merda ti resta. Così vedrai come si fa rap. Così vedrai come si fa rap. Questo viene fuori, va il numero uno e la gente si chiede chi cazzo sia. Il mio disco di platino in sala, hai visto? Lo fisso un'ora e dopo un po' non resisto. Lo stacco dal muro, lo guardo, lo pulisco e lo appendo in un chiodo al posto del crocifisso. Sono un malato, uno psicotropato. Non mi ricordo nemmeno perché ho votato. Questi 17enni che fanno i dischi e pretendono già di andare in televisione. Se il tuo scopo è arrivare in televisione per poter giustificare il fatto che nella vita non fai un cazzo e vuoi far vedere che sei arrivato, puoi presentarti come rapper, ma sei una figurina, capito? Cioè, se continuiamo, tra 10 anni sarà ancora più grosso. Però non ho manie di persecuzione. Chi siete? Chi siete? Ricordo andavo da Nefa sotto il diluvio, guardavo il suo disco d'oro nello studio. Il mio percorso l'ho fatto aspettando il sole. Io prendo ispirazione dalla gente che muore, mi fa sentire vivo, chiamando dottore. Poi dirà che tutto va bene ma c'ho un tumore. Secondo me avete tutti ragione, chi spaccia il fumo deve andare in prigione. Ma cosa cazzo dici? Cosa cazzo ti gira in testa? Questo suono ti taglia la testa. Arrivo di nascosto e mi presento alla tua festa. Ti prendo i soldi che nessuno mi presta. I tuoi amici da oggi ti
saranno solo questa. Tanto solo la merda diretta. Così vedrai come si fa il rap. Ti sveglio alle 9 di mattina, ora ci dobbiamo fare 600 km, arriviamo là, facciamo il soundcheck, io dormivo 5 ore, non c'ho la voce, non c'ho la voce. Abbiamo un sogno in comune, abbiamo un sogno in comune, abbiamo un sogno in comune, abbiamo un sogno in comune. Una stanza così non me la sono mai potuta permettere in vita mia, ve lo giuro. Io fumo erba, bevo birra, mi batto la figlia, rubo i gioielli del capo famiglia. Di sta mille miglia il giorno dell'ultima cena, c'ho i miei angeli dietro la schiena, tanto non gli faccio pena. Dentro ogni scena affondi, chiamano ma non rispondi. Gira uno squalo bianco in mezzo a un branco di tonni. Non mi hanno insegnato a me a fare i soldi con il rap, nell'industria dei rap, noise, narco, fuck rap. Io riempio i rap come festini techno, quando entro nella jam session è best out, questa la ragione che mi vuole pari a ste puttane. Togli la sicura, fila il cane, senti le campane. Siamo fuori, andiamo oltre come salve risorte. Vedi i zombie fare creep walk come moonwalk. Quando dico truce un figlio di puttana mi risponde, sta merda oltre, non ci vedi Stevie Wonder. Poi la gente non sa che c'è uno sbattimento del genere dietro, ma in realtà arriviamo prima nei locali, proviamo l'impianto, facciamo il check dei microfoni. Loro montano tutta questa scenografia. Quando è che proviamo? Ma cosa cazzo dici? Cosa cazzo ti gira in testa? Questo suono ti taglia la testa. Arrivo di nascosto e mi presento alla tua festa. Mi prendi soldi che nessuno mi presta. I tuoi amici da oggi ti cantano solo questa. Tanto solo la merda ti resta. Così vedrai come si fa il rap. Così vedrai come si fa il rap. Ma cosa cazzo dici? Cosa cazzo ti gira in testa? Questo suono ti taglia la testa. Arrivo di nascosto e mi presento alla tua festa. Mi prendi soldi che nessuno mi presta. I tuoi amici da oggi ti cantano solo questa. Tanto solo la merda ti resta. Così vedrai come si fa il rap. Così vedrai come si fa il rap. Abbiamo un sogno in comune. Abbiamo un sogno in comune. Ho fatto un percorso di 10 anni e passa dove ho sacrificato tutta una serie di piaceri che non ritrovo più. Comunque sia, un decennio di amicizie, di rapporti, di storie andate in fumo, di rapporti familiari rovinati. Per questo, per fare la musica, è un prezzo che pago. Il fatto di suonare nei posti, non poter parlare con nessuno, perché comunque sia, adesso come adesso, mi farebbero tutti domande stupide del tipo ma come fai a fare questo? Come fai ad avere un contratto? Ma come fai? Come fai? Come fai? Come fai? Facendolo. Facendolo. Perché è inutile che ti sposi a 25 anni e poi vieni a dire a me ma tu come hai fatto? Non mi sono sposato, potevo sposarmi anch'io, ho preferito la musica. Ho preferito la musica, ma ho sacrificato molto. Sacrifico tuttora, perché comunque sia, vivo una situazione che mi altera la realtà al 300%. Cioè, perché la gente adesso si sente speciale a starmi vicino solo perché sto avendo successo? Mi porta fuori dalla realtà, perché la gente che adesso mi si avvicina e mi rispetta lo fa per un tornaconto d'immagine o per poter dire ho parlato con uno che è stato in televisione. Ma se magari mi illudo, se mi illudessi che questa persona ci tiene a me, sono finito. È questa la finzione. Cioè, mi si avvicinano perché io rappresento un qualcosa di vincente, ma non si avvicinano a me. Non posso pensare che vengano adesso che ho 31 anni quando non l'ho mai visti per 31 anni. Quindi è la forza del successo che ti dà un po' alla testa. Sì, è entrato adesso, gli devo dare una maglia e scendi. Oh, c'è sempre qualcosa da portare che dimentico. Sono 9:30. Non stiamo bene in faccia. Fish dov'è? Aspetti, eccolo là, sì, eccolo là. Anche te, vedi, un po' di
Dopo applausi tu muori. Fai il ballerino. E io faccio ballare, dico sulle mani e tu tiri sulle mani. Vado da destra a sinistra. Lo faccio io perché non lo faremo mai insieme. Ok. Però tu, quando io lo faccio da destra, buttati subito a sinistra, okay, capito? Ok. Ma che poi fai sempre. E poi quando io faccio dite O, tu parti con E, tu non farai mai O, tu farai sempre E, perché ti dici O, E. E infatti lì tocca prima far infogliare la gente, quando vedi che l'onda va bene, ti carica anche te, vai O, E. Non lo so. Come cazzo entriamo qua? Grande Sbobodan. Dove siamo? Possiamo tirare la fine, no, per dai. Possiamo tirare. Boh, decidi un po' te, va. No, per dai, decidi, sono un fratello. No, dopo te poi ti racconto una storia. Siamo andati a un festival fuori in Bologna. Poi dopo ti posiziono la macchina qua, perché se non andiamo backstage ci mettiamo d'accordo, okay, con loro. Loro? Attimo. Vuoi far entrare? Falli entrare. Vieni. CD, chi lo avrebbe mai detto che ti scarichi il mio CD?
qua in Italia siamo tanti, tutti nascono cantanti, tutti nascono convinti di essere belli, attraenti e fare 100 vetrine. Letterine, letterate che ci stanno sono tutte menate, sono navi arenate tra scogli dello spettacolo. Non fare ciò che ho fatto, se non sei pratico è un salto acrobatico al buio più completo, poi ti accendono i fari in faccia all'ultimo metro. Non è da me, non cercare nessuno. Io sono il tuo fan, numero uno, fammi causa e io ti faccio causa. Questa musica moderna dà la nausea. Fabri Fibra insulta, insulta Fabri Fibra, ma comunque sono 4 anni che non metto in pausa, raga. Ma dimmi che farai quando cala il successo? Successo, alla fine di tutto questo. E quando mi darai quello che mi hai promesso? Promesso, alla fine di tutto questo. La gente che era qui si dimentica presto, presto, alla fine di tutto questo. E come affronterai 1000 facce di gesso? Di gesso, alla fine di tutto questo. Ma dimmi che farai quando cala il successo? Successo, alla fine di tutto questo. E quando mi darai quello che mi hai promesso? Promesso, alla fine di tutto questo. La gente che era qui si dimentica presto, presto, alla fine di tutto questo. E come affronterai 1000 facce di gesso? Di gesso, alla fine di tutto questo. Non è esattamente come sembra. Dal di fuori sembra molto più divertente, più spensierata, più una cosa da sfogo. Gli spostamenti, il programmare le date, star davanti alla gente, star davanti a 500 e passa persone, la gente arriva a pensare che chissà che vita fanno questi, stiamo sempre in macchina. Lo faccio per entusiasmo, ma la missione è far questo per non fare altro, per non perderti. Ho trovato questa cosa perché mi identifica, mi piace vedere la gente che mi accoglie, che me la pensa come me, invece che tornare nel buio. Senta che figata! Oh! Anche quello, anche noi. Dai, è stato figo. Come ti chiami? Gaia. Ma sei venuta al concerto? Sì. Davvero? Sì. Comunque Gaia era con la I. Gary. Ah. Così. Ma io credo che sia altro invitato di te. Tra la gente che urla e non sentire niente. Vorrei fare come Totò Schillaci, andare via dall'Italia anche se tu mi piaci. Vorrei chiedere al presidente del consiglio quando ha tempo e se ha voglia può darmi un consiglio. Come fa una persona con questa busta paga a mantenerci una casa, a mantenerci un figlio, un figlio. A volte sembra che ci metto una dura prova, stiamo tutti in coda anche se hai l'auto nuova e tutto costa il doppio perché è tutto di moda. Eppure io che ti sembravo volgare sono il più normale. Le comprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre e non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve. Le comprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre, non rischiare di avere ragione, che la ragione non sempre serve. Quando ci siamo incontrati sembravo un tipo tranquillo, ma io non canto canzoni come Michele Zarrillo. Pensi che ho avuto una mano, ho fatto tutto da solo. Il mio trucco è stato nel trovarmi un ruolo, ma sono vittima del mio...
ne accorgo quando parlo allo specchio da solo che lo incoraggio e dico vai fibra, vai fibra. Dillo a tutti che prima di cominciare li hai già distrutti e la gente ne esce matta quando accade davvero, quando parti da zero e ci arrivi davvero, ma succede solo un caso su 1100, se ancora non ce l'ho fatta allora ho perso troppo tempo. Comprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre e non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve. Comprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre e non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve. La gente mi domanda, ma sei un artista, la tua faccia la conosco, giuro l'ho già vista. Non dire no dai, non fare l'artista, devi stare con noi, vedrai starai bene con noi. E quando poi la magia finisce, ritorni a casa, c'è tua madre che pulisce, ti dice non puoi, che non ti capisce, accendi la TV che ti rincoglionisce, gridi. Comprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre e non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve. Comprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre e non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve.